Salve a tutti lettori e ben ritrovati con un nuovo video. Io sono Valeria e oggi sono particolarmente felice perché finalmente ho deciso di girare un video dedicato ad Amazon Prime Video. È un servizio che ho scoperto da pochissimo e sinceramente mi sento abbastanza ridicola nel dirlo perché io in realtà sono iscritta ad Amazon Prime da una vita e quindi tecnicamente ho sempre pagato anche per il servizio video, solo che non l'ho mai utilizzato sino più o meno al mese scorso, ormai quasi 2 mesi fa. E nonostante sia una grande affezionatissima fan di Netflix, devo dire che non mi tiro mai indietro quando si tratta di scoprire nuovi servizi simili, visto che appunto Amazon Prime Video è una cosa che tanti di noi si ritrovano in casa per forza di cose. Ho pensato che girare un video a riguardo potesse essere molto utile. Per chi invece non ha già Amazon Prime e quindi si sta affacciando a questo servizio da esterno, vi posso dire che le similitudini con Netflix sono veramente tantissime. Avete un mese di prova, dopodiché il servizio si rinnova a 4,99€ al mese. Anche le due home si somigliano abbastanza, quindi voi avete la lista delle cose che state guardando, una lista di cose che voi potete mettere in wishlist, quindi potete segnarvele per ritrovarvele costantemente nella home, e poi avete le varie categorie e i consigliati. L'ultima cosa che voglio dire prima di passare alle due leggerissime differenze che ci sono con Netflix è che ci sono in realtà molti titoli anche in comune che ho trovato. Non sono tantissimi, però ci sono, mi sono saltati immediatamente all'occhio perché sono cose che io ho guardato anche su Netflix. Non credo ci siano delle similitudini così grosse comunque da non giustificare la presenza di entrambi i servizi nella vostra vita. Nel senso, vi conviene comunque secondo me almeno pagare per entrambi perché i titoli sono abbastanza differenti, l'offerta va veramente in due direzioni abbastanza diverse. Ne approfitto comunque per ricordarvi che io ho un'intera serie dedicata a Netflix qui sul mio canale, vi linko la playlist nelle schede nell'info box. In ogni video vi raccomando 5 prodotti presenti sul catalogo Netflix che io apprezzo particolarmente. Ecco, alcuni di quei titoli nominati in quella serie di video si trovano anche su Amazon Prime. Le due differenze tra Amazon Prime Video e Netflix che sino a questo momento ho notato, devo dire potrei anche sbagliarmi io, intendiamoci, sono che uno, non è possibile saltare l'intro delle serie TV o comunque dei programmi in generale. Amazon Prime Video ti dà la possibilità di skippare di 10 secondi in 10 secondi, per cui ogni volta io metto e skippo di 10 secondi in 10 secondi finché la sigla non è finita. È un po' noioso, preferirei di gran lunga il santa intro che c'è anche su Netflix, però non è nemmeno tutto questo problema. Quello che potrebbe essere un problema però è che non si può dividere lo stesso account in più profili. Come sapete su Netflix voi avete la possibilità di dividere la spesa in più persone e quindi creare, mi sa, fino a 4 profili diversi. Ecco, per esempio io e il mio fidanzato abbiamo 2 profili diversi su Netflix perché abbiamo gusti completamente agli opposti quando si tratta di film e serie TV. Facciamo veramente abbastanza fatica a trovare dei programmi in comune. Su Amazon Prime Video invece non abbiamo la possibilità di fare questa cosa, guardiamo programmi molto diversi e quindi la sezione consigliati per te è un casino perché mescola costantemente programmi che potrebbero piacere a me e programmi che potrebbero piacere a lui. Se allo stesso account Amazon Prime Video accedete voi, il vostro partner, vostro figlio, vostra madre, è un po' un fastidio sinceramente. In realtà mi sono dimenticata un ultimo punto in comune che ha Amazon Prime Video e Netflix, ve la butto qui così dopo passiamo ai titoli consigliati, ed è che entrambe le piattaforme propongono sì prodotti che vengono da altre emittenti televisive, però entrambe producono anche i loro prodotti originali che quindi potete trovare solo lì sulle loro piattaforme. Detto questo, io passerei a titoli che vi consiglio e titoli che invece io ho in programma di guardare. Sono ancora indecisa se trasformare questo video dedicato ad Amazon Prime Video in una serie. Fatemi sapere se vi può interessare nei commenti. Quindi, come faccio con Netflix, di volta in volta farei dei video in cui vi consiglio 5 cose che vale la pena guardare su Amazon Prime Video. Devo dire che il catalogo di questo servizio di streaming per me è perfetto, nel senso che ho trovato veramente un sacco di cose che ho guardato in passato e che non vedo l'ora di riguardare, un sacco di cose che invece mi interessa vedere per la prima volta. Sono gasatissima, non sono così felice che Amazon Prime Video sia entrata nella mia vita. Direi di cominciare con i titoli che ho già guardato e vi consiglio di recuperare sulla piattaforma. Direi di partire con la serie tipo che mi ha fatto scoprire questo servizio di streaming, e sto parlando di The Office. Di The Office vi ho parlato in lungo e in largo, vi linko l'ultimo video in cui ho parlato, che è il mio serie TV Tag, nelle schede e nell'info box. Ecco, nei commenti a quel video qualcuno di voi mi ha detto: sai che questa serie è disponibile su Amazon Prime Video? A me è caduta la mascella
a terra e sono corsa a loggarmi nel mio account Amazon perché non ne avevo assolutamente idea. In realtà si tratta di una serie difficilissima da reperire, oltre ad essere la mia preferita. Sono 9 stagioni, sono tutte disponibili in inglese con i sottotitoli in italiano. È un sitcom mockumentary, quindi è un finto documentario. Noi ci troviamo in un'azienda che si occupa di carta, la Dunder Mifflin a Scranton, Pennsylvania, e questa troupe segue chi si trova in ufficio e chi si trova anche nel magazzino in parte minore. Abbiamo il capo, Michael Scott, che è una persona completamente fuori di testa, che fa di tutto fuorché lavorare, fa anche di tutto per distrarre i suoi dipendenti che stanno lavorando. E poi seguiamo quelle che sono le varie vicende dell'ufficio, quindi amori che nascono, amori che muoiono, tutti i segreti. La troupe riesce ad arrivare veramente a fondo nelle anime di queste persone e di tanto in tanto li segue anche fuori, quindi nelle loro vite private. I protagonisti sono ben coscienti di essere costantemente seguiti dalle telecamere e alternano momenti in cui sono in ufficio, quindi stanno vivendo la loro vita, a momenti in cui invece utilizzano questa troupe proprio come confessionale, per cui si siedono in sala riunioni e parlano direttamente alla videocamera. È una serie geniale sotto tutti i punti di vista, anche perché è interpretata benissimo. Gran parte del cast viene dal mondo dell'improvvisazione, della comicità e del Saturday Night Live. Moltissime delle scene nel corso della serie sono improvvisate e si capisce perché tutto, tutto, tutto della serie ti dà l'idea di essere reale. Allo stesso tempo fa morire dal ridere, che è la cosa migliore di tutte. Sono certa che tantissimi di noi che magari lavorano in un ufficio o vivono determinate dinamiche, ovviamente nel loro piccolo, perché tantissime delle vicende poi nella serie sono esagerate o mega esagerate, cioè sono tutte cose che sul posto di lavoro non potrebbero mai accadere. Però le vicende umane, i rapporti umani sono sempre quelli. Secondo me tantissimi di voi possono apprezzare questo tipo di serie. È il tipo di comicità che a me piace di più in assoluto e sono veramente felice di poterla avere adesso a portata di mano e riguardarla ogni volta che voglio. Un'altra serie, sitcom mockumentary, che si trova su Amazon Prime Video, è difficilissima da reperire altrimenti, è Parks and Recreation. È una serie molto chiaramente ispirata a The Office. The Office è una serie di culto. Ecco, Parks and Recreation ne riprende quelli che sono i tratti principali e più calcati e li reinterpreta a modo suo. Noi ci troviamo nella sezione parchi e giardini di un comune, di una piccola cittadina americana. Seguiamo primariamente la quasi vice responsabile di questo ufficio, Leslie Knope, interpretata da Amy Poehler. Di Amy Poehler è anche l'intera serie, insieme a Tina Fey, è una delle mie comiche americane preferite. Non potrei mai dire niente di male su Amy Poehler, veramente l'adoro. Ho letto anche il suo memoir, ve lo linko nell'info box ad Amazon, vi invito tantissimo a dargli un'occhiata, è un libro veramente speciale. Però noi seguiamo lei che, come Michael Scott in The Office, rappresenta un po' l'adulto bambino. Voi dovete tanto pensare a SpongeBob quando volete inquadrare questo tipo di personaggi. Quindi sono personaggi adulti con bisogni da adulti e soprattutto responsabilità da adulti, che però al tempo stesso hanno la sensibilità di un bambino. Sono dei personaggi che io adoro incontrare in film e letteratura perché li trovo molto interessanti da studiare e non sono così comuni. Quindi per me, già solo per i loro personaggi e per le interpretazioni che fanno questi grandi attori, Leslie Knope, al contrario di Michael Scott, è una persona molto ligia, al dovere che tenta di fare del suo meglio, quindi almeno ci sono delle differenze tra le due serie e vale la pena guardare entrambe. Una sitcom che io conosco come le mie tasche, che non vedo l'ora di riguardare su Amazon Prime Video, è La Tata. Sì. La Tata è disponibile su un servizio di streaming. In realtà non credo che La Tata brilli particolarmente per qualità, ma mi attira moltissimo l'idea di poterla finalmente guardare in lingua originale. Se non lo sapete, La Tata nella sua traduzione italiana ha subito pesantissimi, veramente pesantissimi cambiamenti. È in realtà una donna di origini ebree, la zia Assunta non è sua zia, è sua madre. In realtà è la zia Aietta, è sua nonna, non viene dalla ciociaria e voglio guardarla proprio per questo, cioè voglio vedere qual è la storia originale e voglio capire fino in fondo che tipo di cambiamenti sono stati fatti nella traduzione.
emozione, perché tutti i riferimenti all'Italia scompaiono e cambiano proprio le dinamiche familiari e della puntata, sia nel breve termine sia nel lungo termine, con la Tata in lingua originale. Mi sembra stranissimo. Capisco che il pubblico italiano dell'epoca poteva sicuramente essere più attirato da riferimenti all'Italia fatti da una italo-americana rispetto a riferimenti fatti alla cultura ebraica, però è una cosa che mi ha fatto sempre tantissimo storcere il naso. Adesso che ho l'opportunità di guardare una serie che mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia e preadolescenza, come è stata concepita, lo voglio assolutamente fare. Vi voglio poi consigliare due film, sarò molto breve perché nessuno dei due ha bisogno di alcuna presentazione. Vi voglio solo dire che il catalogo film di Amazon Prime Video è spettacolare. In ogni caso è disponibile Ritorno al Futuro, l'intera trilogia. Per i film disponibili è stupendo, sia che voi li abbiate già visti. Ritorno al Futuro è una trilogia che non mi stanco mai di riguardare, mi faccio le intere maratone in cui guardo i tre film di seguito, sì. Sono quel tipo di persona perché veramente Ritorno al Futuro è perfetto. Non riesco a trovare un difetto, non riesco a non amarlo ogni volta che lo riguardo, non mi stanco, non mi annoio, potrei citare alcune battute a memoria. Quindi ritrovarlo su Amazon Prime Video è splendido. E l'altro film che ho scelto è The Blues Brothers. Devo dire di averlo inserito perché io davo per scontato che tutti noi avessimo visto The Blues Brothers. Io l'ho guardato un sacco di volte, ce l'hanno fatto vedere anche a scuola, sicuramente una volta, non ricordo se due, quindi fa talmente parte di me che c'è una cosa semplicemente alla quale non penso. Poi l'altro giorno stavo parlando con una mia amica del fatto che Blues Brothers fosse disponibile su Amazon Prime Video e lei mi ha detto di non averlo mai visto e le mie braccia sono staccate e sono volate via, cadute, insieme a tutto il resto dei miei arti. E dunque, tra tutte le proposte disponibili che ci sono, c'è anche Ace Ventura su Amazon Prime Video, rendiamoci conto, ho deciso di parlarvi di The Blues Brothers perché se non l'avete mai visto, innanzitutto vergogna a voi e alla vostra mucca e poi avete finalmente modo di recuperare. Vi parlo ora delle due serie TV che invece non ho mai visto prima e ho intenzione di guardare quando avrò completato il rewatch di The Office. Il primo prodotto è un originale Amazon Prime Video ed è The Man in the High Castle. È tratta dal romanzo di Philip K. Dick e narra di un futuro slash presente distopico in cui non sono stati gli Stati Uniti e gli alleati a vincere la Seconda Guerra Mondiale, ma sono stati invece Germania e Giappone. Ci troviamo dunque negli USA e ci troviamo sotto il dominio tedesco. Devo dire di non essere una grande amante del distopico di solito, ma mi piacciono tanto gli esse, cioè e se fosse stata la Germania a vincere la Seconda Guerra Mondiale. È un qualcosa che stuzzica sempre la mia curiosità. In più, il mio fidanzato è un grande fan di Philip Dick e per una volta riusciamo a trovare un prodotto che mette d'accordo entrambi, direi che lo guarderemo sicuramente. E come ultima proposta ho in realtà una serie TV che mi è stata consigliata da una di voi quando appunto ho detto che mi stavo approcciando a questo nuovo servizio di streaming. Si tratta di Zeta, come iniziò tutto, ho sbagliato sicuramente il titolo. È Zeta, l'inizio di tutto, è una serie TV con una sola stagione e 10 episodi e parla di Zelda Fitzgerald, la moglie di Francis Scott Fitzgerald, di tutta la sua vita. È stata una donna con una vita travagliata e interessante. Io trovo che sia sempre sbagliato dare troppa importanza al marito e troppo poca a lei, perché anche lei era un universo complesso. In tutto ciò però non è il mio primo approccio a Zelda Fitzgerald. Io ho letto la biografia che Pietro Citati le ha dedicato, che è La morte della farfalla. Vi linko quel libro ad Amazon nell'info box e mi è piaciuto moltissimo, ve lo posso dire. Io vi consiglio veramente di leggerlo, di recuperarlo, se questa figura vi è sempre intrigato in qualche modo. E passare da una bella biografia a una serie TV mi sembra bello. Detto ora, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti tutto quello che vi va. Io in ogni caso vi mando un bacio e ci vediamo giovedì.